Ciao a tutti da Katia, bentornati nel mio canale. Eccomi di nuovo qui. Oggi sono qui perché vi voglio proporre questo maglioncino. È un maglioncino lavorato con questo filato, il Mon Amour della Mistrico Filati. Allora, io per fare questo maglioncino ne ho utilizzato 600 grammi all'incirca. Allora, questo è un gomitolo da 50 grammi ed è 135 metri. L'etichetta consiglia l'uncinetto del 4 4 e mezzo. Allora, per quanto riguarda la parte del busto, io ho lavorato con l'uncinetto del numero 4 e poi dopo che ho diciamo unito le maniche, ho lavorato sopra, diciamo partendo dal seno, sopra il seno, ho lavorato fino alla fine con l'uncinetto del 3 e mezzo in modo da stringere un pochino. A parte ho lavorato le maniche e ho usato diversi uncinetti, quindi non ho fatto aumenti di punti, ma ho usato l'uncinetto del 3,5 fino al 4,5 in modo da allargare un pochino la lavorazione, perché lavoriamo solo la parte del braccio. Quindi lavoriamo la parte del braccio fino ad arrivare all'altezza al sottobraccio, che poi andiamo ad unire la manica sotto nella parte del sottobraccio e poi lavoriamo la maglia sempre a giro, quindi lavoriamo il davanti, il dietro e le due maniche, quindi si lavora sempre a giro fino ad arrivare all'altezza delle spalle. E poi qui ho lavorato il punto come dire, le maglie alte in costa, quindi una maglia alta in costa davanti, una maglia alta in costa dietro. Per quanto riguarda l'inizio della maglia, io ho preso la circonferenza dei miei fianchi. Quindi, prendendo la circonferenza dei fianchi, ho avviato 132 maglie alte. Quindi, non ho iniziato la lavorazione con le catenelle, ma ho iniziato con le maglie alte, in modo da ottenere una lavorazione molto morbida. Iniziando con le catenelle, l'inizio, le catenelle sono, come dire, tirano e quindi questa morbidezza poi non risulta. E quindi ho preferito iniziare con le maglie alte. Quindi prendendo la circonferenza dei miei fianchi, come dicevo, ho avviato 132 maglie. Poi sono arrivata a 14 centimetri. Finiti 14 centimetri, ho fatto un giro tutta a maglia alta, aumentando 9 maglie, perché poi quando si inizia la maglia in costa diagonale, dobbiamo calcolare un multiplo di 3 catenelle. Quindi da 132 sono arrivata a 141. E poi per ottenere anche un pochino di morbidezza nel punto vita, altrimenti poi risultava troppo attillato e non mi piaceva. Ok? Quindi io penso che ho detto tutto, quindi vi lascio al tutorial. Un bacione a tutti. Eccomi, allora io ho già iniziato il mio lavoro. Adesso con un altro filato leggermente più scuro vi faccio vedere come iniziare la parte dell'elastico, io lo chiamo elastico, e poi il punto. Il punto è facilissimo, si lavora, dobbiamo ripetere sempre un giro, ok? Ho iniziato anche la manica, che poi vi spiego come fare la manica. È molto semplice, è uguale, diciamo, la lavorazione è come la parte del maglione, solo che la manica, diciamo, la lavoro con diversi uncinetti. Quindi io ho iniziato l'elastico con l'uncinetto del 3,5, ho lavorato per 12 giri sempre con l'uncinetto del 3,5 e adesso ho lavorato per 10 giri con l'uncinetto del numero 4. Poi continuo e lavorerò con l'uncinetto del numero 4 e mezzo fino ad arrivare sotto al braccio, all'altezza dello scalfo. Ok? Comunque adesso vi faccio vedere come iniziare la lavorazione. Allora, io non inizio con le catenelle, ma inizio con le maglie alte. Ho già fatto questa lavorazione per chi mi segue, quindi penso che già sa come fare. Comunque io vi faccio vedere i primi punti. Allora, inizio con 3 catenelle. Uno, due, tre. Filo sull'uncinetto, vado nella prima catenella,
e lavoro una maglia alta. Quindi prendo il filo ed esco, tiro leggermente su, così. Poi riprendo il filo, esco da uno, esco da due, esco da due. Di nuovo, filo sull'uncinetto, giro leggermente il lavoro. Quindi qui alla base, dove ho lavorato la maglia alta, dove diciamo si vedono queste due costine, cerco di farvi vedere. Quindi entro con l'uncinetto dentro le due costine, prendo il filo ed esco, tiro leggermente su, riprendo il filo, esco da uno, esco da due. Vediamo se metto questo sotto, se si vede meglio. Vediamo. Ed esco da due. Filo sull'uncinetto, giro così il lavoro. Quindi vado alla base della maglia alta ed entro dentro le due costine. Così. Prendo il filo, tiro leggermente su, riprendo il filo ed esco da uno, esco da due ed esco da due. Queste sono le maglie alte. Se non vi trovate bene iniziare in questa maniera con le maglie alte, potete iniziare benissimo con le catenelle. Però vi consiglio di usare un uncinetto mezza misura o una misura più grande, dipende anche dalla vostra mano, in modo da ottenere delle catenelle, diciamo, morbide, altrimenti poi il lavoro tira. Invece, iniziando in questa maniera con le maglie alte, la lavorazione risulta morbida e quindi qui è morbido e non tira. Quindi io preferisco iniziare in questa maniera, mi trovo comoda. Vi faccio rivedere come fare la maglia alta. Allora, filo sull'uncinetto, giro leggermente il lavoro, vado alla base dove ho appena lavorato la maglia alta, qui, ed entro dove abbiamo qui le due costine. Prendo il filo ed esco. Riprendo il filo, esco da uno, esco da due ed esco da due. E ripeto, vado qui nelle due costine, prendo il filo, esco da uno, esco da due ed esco da due. Così. Ora, io per la mia circonferenza ho iniziato con 132 maglie alte. Ho lavorato per 14 centimetri. Dopodiché, prima di iniziare il punto, ho aumentato dei punti, ho aumentato 9 maglie fino ad arrivare a 141 maglie. Perché iniziando questo lavoro, noi lavoriamo su un multiplo di 3 catenelle. Quindi ho aumentato in modo da ottenere anche un po' di morbidezza. Dato che diciamo un pochino di pancetta, quindi la morbidezza, questa morbidezza non è, insomma, non viene attillato, ecco, quindi questa fascia i fianchi, l'elastico, e qui poi viene leggermente diciamo morbido nella zona diciamo sul punto vita, ok? Allora io adesso faccio un po' di maglie alte. Vi faccio un campione ovviamente, quindi faccio un po' di maglie alte, poi lavoriamo la maglia alta in costa davanti e in costa dietro, e io farò un paio di giri e poi iniziamo la lavorazione del punto. Eccomi. Allora io ho fatto un po' di maglie alte, ho fatto 40 maglie alte, adesso chiudo al cerchio, quindi metto le maglie alte dritte. Così, e chiudo a cerchio. Allora, qui metto un marcapunti. Ecco qua. Quindi, chiuse le maglie alte a cerchio,
Adesso, nella prima maglia alta, lavoro una maglia bassissima in corsa davanti, quindi vado sotto la maglia alta, prendo il filo e lavoro una maglia bassissima e inizio con 2 catenelle. Quindi ho fatto la prima maglia alta in corsa davanti, filo sull'uncinetto, adesso lavoro la maglia alta in corsa dietro. Quindi vado nella maglia seguente, scusate, in corsa dietro, quindi entro, vado dietro al lavoro, così. Quindi passo sulla maglia alta e rientro dietro, prendo il filo e lavoro la maglia alta. Adesso maglia alta in corsa davanti, vado sotto la maglia alta, così, prendo il filo e lavoro la maglia alta. Maglia alta in corsa dietro, quindi porto l'uncinetto dietro al lavoro, inserisco l'uncinetto, passo sulla maglia alta e rientro dietro. Prendo il filo e lavoro la maglia alta. Maglia alta in corsa davanti, quindi vado nella maglia seguente. Porto l'uncinetto sotto la maglia alta, così. Prendo il filo e lavoro la maglia alta. Maglia alta in corsa dietro. Allora, porto l'uncinetto dietro al lavoro e inserisco l'uncinetto qui dove ho la maglia alta. Passo sulla maglia alta e rientro dietro. Prendo il filo e lavoro la maglia alta. Maglia alta in corsa davanti. Maglia alta in corsa dietro adesso. Allora. Così. Maglia alta in corsa davanti. Maglia alta in corsa dietro. Ok? Quindi vado avanti così per tutto il giro. Ecco, finito il giro, ho chiuso nella seconda catenella con una maglia bassissima. Adesso rifaccio la maglia bassissima in corsa davanti, quindi vado sotto la maglia alta nelle 2 catenelle, quindi faccio una maglia bassissima così e inizio con 2 catenelle. Vado nella maglia seguente e lavoro la maglia in corsa dietro, quindi abbiamo la maglia alta in corsa dietro e lavoro la maglia in corsa dietro. Qui ho la maglia alta in corsa davanti e lavoro la maglia alta in corsa davanti. Adesso dobbiamo lavorare sempre le maglie come si presentano. Quindi lavoriamo una maglia alta in corsa davanti, nella maglia alta in corsa davanti e una maglia alta in corsa dietro, nella maglia alta in corsa dietro. Fatto male questo. Quindi maglia alta in corsa davanti. La maglia alta in corsa davanti è facile perché è in rilievo davanti. Maglia alta in corsa dietro. Quindi adesso diciamo ripetiamo fino alla lunghezza desiderata. Io ripeto, ho lavorato per 14 centimetri. Quindi diciamo a chi non piace l'elastico così largo può lavorare per 5-6 centimetri. Ecco, a me piace così perché diciamo questa parte va diciamo fascia i fianchi. Ecco, mi piace in questa maniera. Quindi adesso finisco il giro e poi vi faccio vedere come iniziare il punto la maglia alta in diagonale. Eccomi, sono alla fine del giro, quindi vado a chiudere nella seconda catenella con una maglia bassissima. Allora, facciamo conto che io ho finito i miei giri, sono arrivata a 14 giri, 14 centimetri, scusate. Allora, adesso per iniziare il punto, dobbiamo fare un giro tutto a maglia alta. Allora, io diciamo inizio la prima maglia in questa maniera, quindi allungo il filo.
giro l'uncinetto, rientro nella stessa maglia, prendo il filo e adesso esco da 2 ed esco da 2. Quindi inizio in questa maniera, ho il mio giro. Poi vado nella maglia seguente e lavoro la maglia alta. Maglia seguente, maglia alta. Quindi lavoriamo in ogni maglia una maglia alta. Allora, dato che io ho iniziato con 40 catenelle, devo adesso il punto, la maglia alta in diagonale è un multiplo di 3. Quindi in questo giro aumento una maglia per ottenere un multiplo di 3 catenelle. Quindi ho 40 maglie. Aumento una maglia e faccio 41 maglie, ok? Allora, finisco il giro. Eccomi, sono quasi alla fine del giro. Devo ancora aumentare una maglia, quindi sono nell'ultima maglia, lavoro 2 maglie alte, 1, 2. E adesso vado a chiudere qui nella prima maglia. Entro e chiudo con una maglia bassissima. Con una maglia bassissima mi sposto nella maglia seguente. Così. Ok. E ricomincio. Quindi ripeto, non inizio con le 3 catenelle, in modo da non creare quella righina ad ogni chiusura del giro. Quindi allungo il punto, giro l'uncinetto con il dito, tengo il filo, rientro nella stessa maglia, prendo il filo, esco da 2 ed esco da 2. Vado nella maglia seguente e lavoro una maglia alta. 2 volte filo sull'uncinetto, torno indietro e vado qui nella maglia non lavorata. Quindi ho lavorato 1, 2, qui lavoro in questa maglia e faccio una maglia alta doppia. Adesso salto una maglia, vado nella maglia seguente e lavoro una maglia alta. Maglia seguente, maglia alta. Adesso 2 volte filo sull'uncinetto. Torno indietro e lavoro la maglia alta saltata, quindi vado nella maglia alta. Lavoro la maglia alta doppia in costa davanti, quindi vado sotto la maglia, prendo il filo e lavoro la maglia alta doppia. Così. Salto una maglia, maglia seguente, maglia alta. Maglia seguente, maglia alta. 2 volte filo sull'uncinetto, torno indietro e lavoro la maglia saltata, quindi vado sotto la maglia alta. Così. Prendo il filo e lavoro la maglia alta doppia. Continuo. Salto una maglia, maglia seguente, maglia alta. Maglia seguente, maglia alta. 2 volte filo sull'uncinetto, torno indietro e lavoro qui nella maglia saltata. Quindi lavoro una maglia alta doppia in costa davanti. E continuo fino alla fine del giro. Quindi salto la maglia, maglia seguente, maglia alta, maglia seguente, maglia alta. 2 volte filo sull'uncinetto, torno indietro e lavoro la maglia alta che ho appena saltato. Così. Quindi finisco il giro. Eccomi, sono alla fine del giro. Quindi chiudo qui nella prima maglia alta con una maglia bassissima. Adesso dobbiamo ripetere sempre questo giro. Quindi inizio con la prima maglia alta,
maglia seguente, maglia alta. Quindi qui abbiamo due maglie alte, lavoro due maglie alte, due volte filo sull'uncinetto, adesso torno indietro e lavoro qui dove ho lavorato la maglia alta doppia. Quindi vado, entro sotto la maglia alta doppia, prendo il filo e lavoro la maglia alta doppia. Vado qui dove abbiamo le due maglie alte, quindi lavoro due maglie alte, 1, 2, due volte filo sull'uncinetto e lavoro qui dove ho lavorato la maglia alta doppia in costa, quindi entro sotto la maglia in questa maniera, prendo il filo e lavoro la maglia alta doppia in costa davanti. Vado qui dove abbiamo le due maglie alte e la maglia alta doppia in costa davanti, quindi lavoro due maglie alte, 1, 2, due volte filo sull'uncinetto e vado sotto la maglia alta doppia, lavoro la maglia alta doppia in costa davanti, 2 maglie alte, quindi 1, 2, due volte filo sull'uncinetto, maglia alta doppia, qui vado proprio sotto la maglia in questa maniera e lavoro la maglia alta doppia. Quindi dobbiamo ripetere sempre questo giro. Arriviamo alla fine del giro, vi faccio rivedere l'inizio, poi andate avanti da sole fino ad arrivare all'altezza degli scalfi. Ok, quindi finisco il giro, vi faccio rivedere l'inizio e poi andate avanti da sole. Eccomi, sono alla fine del giro. Vado a chiudere nella prima maglia alta con una maglia bassissima. E adesso qui abbiamo due maglie alte, quindi lavoro due maglie alte sulle due maglie alte. Quindi inizio con la mia prima maglia. E poi vado nella maglia seguente e lavoro la maglia alta, due volte filo sull'uncinetto e lavoro la maglia alta doppia qui dove ho lavorato la maglia alta doppia in costa davanti. Adesso due maglie alte nelle due maglie alte, 1, 2, due volte filo sull'uncinetto. Qui ho lavorato la maglia alta doppia nel giro precedente, quindi vado sotto la maglia alta doppia in costa davanti e lavoro la maglia alta doppia. Due maglie alte nelle due maglie alte, quindi 1, 2. Qui dove abbiamo la prima maglia alta appena lavorata, ho la maglia alta doppia in costa davanti, quindi vado sotto la maglia, prendo il filo e lavoro la maglia alta doppia. Continuo, quindi ripeto sempre questo giro fino ad arrivare all'altezza sotto le braccia, all'altezza degli scalfi. Finito, diciamo, la parte del busto, iniziamo a fare le maniche a parte. Allora, io ripeto ancora una volta. Ho iniziato con l'uncinetto del 3,5, ho lavorato il mio polsino per 13 centimetri. Poi ho lavorato 12 giri con l'uncinetto sempre del 3,5. Qui ho messo un marcapunti perché da qui in poi ho lavorato 10 giri con l'uncinetto del numero 4. E adesso vado avanti fino all'altezza degli scalfi sotto al braccio con l'uncinetto del 4,5 in modo da allargare un pochino. Questo, diciamo, questo gioco di uncinetti lo faccio per non aumentare i punti. Quindi lavoro dall'uncinetto più piccolo a più grande in modo che la lavorazione poi si allarga. Prima di iniziare il punto, quindi si lavora questa parte con 38 maglie, 38 maglie alte. Quindi qui il primo giro facciamo tutto un giro di maglie alte. Quindi aumento 3 maglie fino ad arrivare a 41 maglie per ottenere un multiplo di 3, ok? Quindi queste, la parte dell'elastico sono 38 maglie,
Poi qui nel primo giro dove facciamo tutto il giro a maglia alta, quindi aumento 3 maglie per ottenere 41 maglie. Quindi adesso andate avanti, vado avanti anch'io perché devo finire questa manica e ne devo fare l'altra. Quindi quando abbiamo tutti i pezzi, i tre pezzi, la parte del busto, le due maniche, poi andiamo avanti. Quindi la manica ha la stessa lavorazione della maglia, quindi non c'è bisogno che vi faccio vedere come fare le maniche. Ok? A dopo. Eccomi. Allora, io ho lavorato i miei tre pezzi, quindi ho lavorato la parte del busto e le mie due maniche. Ok? Ho piegato il mio lavoro così in due. Allora, io ho contato i miei motivi, quindi tutte le maglie in diagonale. E in tutto ho 47 motivi, quindi ho piegato il mio lavoro e ho fatto 24 motivi sul davanti e 23 dietro. Ora, qui ho messo già una manica, quindi piegando il mio lavoro in questa maniera ho messo qui un marcapunti. Quindi adesso devo mettere la mia manica. Mettendo la mia manica, la metto qui dove ho finito il giro, quindi ho ancora il filo qui attaccato. Allora, per mettere la mia manica, dove qui ho il marcapunti, conto da qui 4 motivi, 1, 2, 3, 4. Quindi qui adesso io metto uno spillo per segnare. E 4, 1, 2, partendo dal marcapunti, 1, 2, 3 e 4. E qui metto un altro spillo. Così. Ora prendo la mia manica e metto qui dove ho il marcapunti, proprio qui dove ho finito il giro, lo metto dove ho il marcapunti e lo fermo con uno spillo. Così. E conto 1, 2, 3 e questo è il quarto e lo metto qui, quindi 1, 2, 3 e 4 qua. E metto un marcapunti qua, così. La stessa cosa faccio da questa parte, quindi vado a contare 1, 2, 3, 4. E metto un marcapunti. Quindi la stessa cosa ovviamente ho fatto anche dall'altra parte. Adesso posso togliere i miei spilli. Ecco. Quindi poi questa è la parte, questa parte va cucita. Quindi qui metto anche un marcapunti. Qui e qui al centro, così. E quindi questa parte, come dicevo, va cucita. Adesso prendo il filo e iniziamo a lavorare. Quindi dobbiamo lavorare tutto a giro, lavorando anche la manica. Quindi lavoriamo intorno alla manica e poi andiamo a lavorare qui sul davanti. Arriviamo qui dove c'è il marcapunti. Quindi poi uniamo le due parti, la parte del busto e la manica, lavoriamo intorno alla manica. E poi lavoriamo tutto il dietro, quindi lavoriamo sempre a giro, comprendendo anche prendendo anche le maniche. Ok, allora ho preso il filo. Allora io la parte del busto l'ho lavorata con l'uncinetto del numero 4. Adesso la parte qui dove iniziamo la lavorazione, lavorando anche le maniche. Lavoro con l'uncinetto del 4 e mezzo in modo da iniziare a stringere un pochino. Allora, inizio da qui dove abbiamo le due maglie alte. Faccio il doppio nodo. Allora. Se riesco, ok, e faccio le 3 catenelle che sostituiscono la prima maglia alta.
Vado nella maglia seguente e lavoro ancora una maglia alta. Due volte filo sull'uncinetto e lavoro adesso qui la maglia alta doppia in costa davanti. Quindi qui abbiamo il marcapunti, quindi vado qui, salto dove abbiamo il marcapunti e vado proprio qui e lavoro le due maglie alte. 1, 2, due volte filo sull'uncinetto e lavoro la maglia alta doppia in costa davanti. Poi vado nel prossimo gruppo delle due maglie alte. Lavoro le due maglie e la maglia alta doppia in costa davanti. Così. Quindi qui abbiamo unito la parte del busto, del maglione, del corpo, come vogliamo dire, e la manica. Quindi adesso lavoro e arrivo qui dove ho il marcapunti. Eccomi, sono arrivata qui dove ho il marcapunti. Quindi qui abbiamo le due maglie alte che non vanno lavorate. Quindi passo qui nella parte del, diciamo, dietro del lavoro del maglioncino. Quindi qui ho il marcapunti e vado qui dove abbiamo le due maglie alte, quindi il marcapunti lo dobbiamo saltare e lavoro la maglia alta in costa, maglia alta doppia e continuo la lavorazione. Quindi due maglie alte e una maglia alta doppia in costa e abbiamo chiuso anche qui. Quindi qui ripeto ancora una volta, poi alla fine questo va cucito, ok? Quindi qui poi ci troviamo sotto le braccia e questa parte va cucita. Lo potete cucire anche con l'uncinetto facendo delle maglie basse o con l'ago, come vi trovate meglio. Quindi adesso vado avanti e arrivo qui dove abbiamo l'altra manica. Eccomi, arrivato al marcaponti, quindi salto qui dove ho attaccato il marcaponti e vado qui dopo il marcaponti. Quindi qui abbiamo la maglia alta in costa davanti, la maglia alta doppia, e quindi vado nelle due maglie alte. Lavoro le due maglie, 1, 2, maglia alta doppia in costa davanti. Quindi faccio la stessa lavorazione che ho fatto nell'altra manica e vado a completare il giro e poi ricomincio la lavorazione normalmente. Quindi adesso prima avevamo solo la parte del busto, adesso il lavoro si è allargato perché abbiamo anche le maniche che dobbiamo lavorare. Così. Ok, arrivo al marcapunti. Adesso il lavoro è diventato più pesante. Ok, allora qui ho il marcapunti e anche qui, quindi vado qui dove abbiamo le due maglie alte. Stringo un pochino il filo e lavoro due maglie alte, 1, 2 e la maglia alta doppia in costa. Ok,
Adesso non ci resta altro che lavorare sempre a giro, sempre, fino ad arrivare all'altezza delle spalle, ok? Quindi adesso non cambia niente assolutamente, abbiamo solo aggiunto le maniche che dobbiamo lavorare qui intorno alle maniche, sempre a giro. Quindi quando arrivo all'altezza delle spalle, poi andiamo avanti insieme. Rieccomi. Allora, io sono arrivata all'altezza delle spalle. Ho lavorato per 14 giri. Adesso qui devo stringere un pochino. Allora, cosa faccio? Lavoro delle maglie alte come abbiamo fatto qui all'inizio della maglia, quindi ho lavorato le maglie a coste, una maglia alta in costa davanti, una maglia alta in costa dietro. Però lavoro solo le due maglie alte e salto la maglia alta doppia in costa davanti. Quindi lavoro sempre con l'uncinetto del 3,5. Allora inizio 1, anzi facciamo così, scusate. Allora sono nella prima, faccio una maglia alta, una maglia bassissima in costa davanti, in questa maniera, e inizio con 2 catenelle. Nella maglia seguente lavoro la maglia alta in costa dietro, così. Maglia seguente, maglia alta in costa davanti. Maglia seguente, maglia alta in costa dietro. In questa maniera. Maglia alta in costa davanti. Maglia alta in costa dietro. Quindi salto la maglia alta doppia in costa davanti. Adesso vado qui dove abbiamo le due maglie alte, quindi lavoro la prima maglia in costa davanti, una maglia alta e una maglia alta in costa dietro. Vado avanti così per tutto il giro. Ci ritroviamo alla fine del giro. Eccomi. Allora, finito il giro, adesso vado a chiudere nella terza catenella con una maglia bassissima. Così. Allora, in questo primo giro, dove facciamo una maglia alta in costa davanti, una maglia alta in costa dietro, se vi risulta troppo largo, man mano che fate il giro, diminuite qualche maglia, ok? Quindi adesso ricomincio a lavorare le maglie come si presentano. Quindi qui ho lavorato la prima maglia, ho lavorato una maglia alta in costa davanti, quindi ricomincio a fare una maglia bassissima in costa davanti, 2 catenelle. Maglia seguente, mi trovo una maglia alta in costa dietro e quindi lavoro la maglia alta in costa dietro. Maglia alta in costa davanti, maglia seguente, maglia alta in costa dietro, così. Quindi anche in questo giro, se il lavoro risulta troppo largo, continuate a diminuire qualche maglia, ok? Fino alla larghezza dello scollo che desiderate. Quindi io adesso vado avanti e arrivo fino all'altezza del collo. Quindi poi man mano che vado avanti decido la larghezza dello scollo. Comunque la lavorazione è questa, è molto simile alla maglia primavera che ho fatto lo scorso anno. Cambia il punto, però la lavorazione è molto simile, ok? Quindi adesso vado avanti e ci rivediamo alla fine quando arrivo all'altezza dello scollo. Eccomi qua. Allora, io ho lavorato lo scollo, sono andata avanti, ho lavorato per 6 centimetri, 6 e mezzo, giù di lì. Poi ho cucito sotto le braccia dove abbiamo attaccato la manica, ho cucito, non vi faccio vedere
alla cucitura, perché io non so cucire e quindi spero che voi siete più brave di me a cucire, io sono proprio negata. Quindi, fatto lo scollo, nascosti tutti i fili, il maglioncino è pronto, è finito. Adesso lo metto sul manichino, quindi vi faccio vedere come viene indossato, ok? Io intanto vi saluto, vi ringrazio e al prossimo tutorial. Spero che questo progetto sia stato di vostro gradimento. Se è così, fatemelo sapere nei commenti. Un bacione a tutti, ciao, alla prossima.